Oggi apriamo un cantiere importante di discussione con i territori, con le categorie economiche e sociali, produttive, con i professionisti per la nuova legge urbanistica che ha importanti obiettivi, propone una svolta culturale rispetto al nostro modello di sviluppo. Non più quindi uno sviluppo basato sull'espansione, sul consumo di suolo, ma uno sviluppo che punti sulla rigenerazione urbana, sulla riqualificazione antisismica dei nostri edifici e il risparmio energetico. Abbiamo un obbligo europeo di ottenere il saldo zero nel 2050, ma i comuni avranno, da quando sarà approvata la legge, 3 anni di tempo per adeguare e rivedere la loro pianificazione, raccordarsi con la nuova legge urbanistica, prevedendo appunto limitazioni delle previsioni di espansione al solo 3% del territorio urbanizzato. Si passerà quindi da un 250 km quadrati di espansione a 70 km quadrati. Incentiveremo la riqualificazione degli edifici antisismici, perché ovviamente il terremoto è una priorità nazionale e anche nostra. Vuole fare impresa, non solo è benvenuto, ma deve essere incentivato dalla nuova legge. Infatti saranno sempre possibili gli investimenti strategici. Ogni accordo operativo che verrà proposto alle amministrazioni comunali per attuare parte della pianificazione sarà sottoposto ad una informazione antimafia.